Le gole del Fier si trovano in Alta Savoia, a solo 10 km dalla bellissima Annecy, famosa per il suo lago e per i caratteristici canali. Lasciata l'auto nel parcheggio e pagato il biglietto alla cassa, si incomincia il percorso. Si cammina su una passerella fissata alla parete rocciosa, a circa 25 metri dalle acque del torrente. Lentamente la gola si restringe, facendoci ammirare bellissimi scorci e suggestivi giochi di luce. Il Fier scorre attraverso blocchi di roccia dalle forme più svariate. Alcuni fanno pensare ad enormi fossili di animali preistorici, altri sembrano dei visi. Alcuni pannelli a fine percorso illustrano queste similitudini. Secondo una leggenda, il conte di Montortier nutriva dei sospetti sulla fedeltà di sua moglie. Incaricò quindi un paggio di sorvegliarla. Innamorato segretamente della donna, si mise a seguirla, sorprendendola con il rivale del marito. L'amore si tramutò in odio e per vendicarsi avvertì il conte di Montortier. Smascherato e spaventato, il rivale fuggì a cavallo, ma il paggio si attaccò alla coda. Fu trascinato fino al Fier, dove il rivale tagliò la coda del cavallo. Il ragazzo precipitò e sparì nel punto dove si formarono le gole. Da allora gli abitanti del luogo a volte sentono dei gemiti lontani. Dicono che si tratti dei lamenti del paggio che ricorda il suo amore perduto. Lasciate le passerelle, ci si dirige verso il mare di rocce, una sorta di labirinto di blocchi di roccia, fra le cui incrinature scorre il Fier. Non resta quindi che ripercorrere il percorso a ritroso. Spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso, lasciatemi un like, scrivetemi un commento e supportatemi, iscrivendovi al canale, ricordandovi di cliccare sulla campanella per non perdervi i prossimi video. Al prossimo viaggio! Ciao ragazzi!